Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Stasera parleremo della TAV, faremo una selezione dei vari nostri problemi ambientali, nostri, nel senso di Regione Friuli Venezia Giulia. Oggi non parleremo di distruzione di Valle Grottari, che sta provvedendoci per bene il comune di Marano, non parleremo approfonditamente di autostrade tipo Cimpello Gemona, e parleremo di TAV appunto. Da noi abbiamo invitato Dario Predonzan, che fa parte del direttivo WWF del Friuli Venezia Giulia ed è il responsabile energia e trasporti dell'associazione a livello regionale. Si occupa delle principali tematiche legate all'energia, quindi progetti centrali a carbone negli anni 80, rigassificatore SNAM a Monfalcone nel 95-96, piano energetico regionale nel 2003-2007, rigassificatori in Alto Adriatico dal 2006 ad oggi. Elettrodotto, Somplago Vurlac nel 2010, eccetera, quanto di problematiche legate ai progetti delle infrastrutture di trasporto. Quest'ultimo settore ha seguito le vicende relative agli studi dei progetti delle linee TAV in Friuli Venezia Giulia fin dal 1999, curando in particolare la stesura delle osservazioni per la via sul progetto della linea Ronchi dei Legionari Trieste nel 2003 e di quella della linea Venezia Trieste nel 2011, ma anche della superstrada Cimpello Gemona 2002 e della terza corsia dell'autostrada A4 nel 2003. Quindi è un attivista di massima competenza della nostra regione, cui bisogna fare riferimento a livello regionale. Invito tutti i gruppi a tenerlo ben in considerazione, non certo per poterlo mettere nell'elaborazione dei progetti, ma sicuramente per la sua competenza, per dar consigli di dove andare a cercare i problemi e dove intervenire per intervenire sulle procedure di valutazione di impatto ambientale, per esempio. Ecco, e quindi partiamo, andiamo al nocciolo della questione. Quindi, che cosa si intende per TAV o anche TAC? TAV vuol dire treno ad alta velocità, e semplificando vorrebbe dire un treno, una linea ferroviaria soprattutto, capace di arrivare a 300 km all'ora di velocità massima, qualcuno anche di più dice. Comunque le linee di genere, cosiddette linee TAV, sono progettate per 300 km all'ora. E dopodiché in Italia, e solo in Italia in pratica, si usa indifferentemente e spesso abbinandoli la definizione treni ad alta velocità e treni ad alta capacità e linee ad alta velocità e ad alta capacità, con il sottinteso più o meno esplicito che l'alta velocità è per i passeggeri, l'alta capacità per le merci, ma facendo intendere che sulle stesse linee passano sia gli uni che gli altri, i passeggeri e le merci. Il che è una vera e propria truffa dal punto di vista anche concettuale, nel senso che chi un po' capisce di ferrovie sa che un treno ad alta velocità sì, può arrivare in certe condizioni anche a 300 km all'ora di velocità massima. Nessun treno merci arriverà mai a una velocità del genere, i treni merci quando va bene vanno a 100 km all'ora, il più delle volte a 80 e anche meno, per questioni di peso soprattutto, e anche perché non hanno bisogno di correre tanto. E quindi in realtà se si va a vedere cosa succede per esempio in altri paesi, dove quelli che vengono sempre presi come modello, no, per l'alta velocità ferroviaria, modello che l'Italia dovrebbe imitare, soprattutto la Spagna, la Francia sono all'avanguardia in questo settore, questi hanno costruito effettivamente variate migliaia di chilometri di linee ad alta velocità, però sono esclusivamente passeggeri, i merci non passano su quelle linee, continuano ad andare sulle linee ferroviarie normali. E un'altra cosa che di solito i cantori dell'alta velocità dimenticano di dire è che in quei paesi dove hanno costruito queste linee, che sono tanto più avanti di noi, no? Che hanno fatto migliaia di chilometri, i treni funzionano tanto bene, bastano 2 ore e mezza per arrivare da Parigi a Lione, eccetera, non solo su quelle linee viaggiano soltanto i passeggeri, ma in quei paesi la stragrande maggioranza delle merci va su gomma, la portano i camion, non i treni, e quindi hanno una situazione dal punto di vista dell'equilibrio modale, come si usa dire, cioè della percentuale di merci di persone che viaggia su ferro o su gomma, che è del tutto simile alla nostra. Nel caso della Spagna è ancora peggiore.
cioè la stragrande maggioranza, si parla del 90, più del 90, anche il 95% a seconda degli anni, delle merci in quei paesi continua ad andare su gomma, e chiunque ha viaggiato sulle autostrade o sulle strade statali in Spagna e in Francia se ne è accorto benissimo, e è pieno di tir come da noi. Questo per dire che quando in Italia, e da molti anni lo si fa, si cerca di spacciare la TAV, chiamata TAC, alta velocità, alta capacità, insomma, si gioca su questo equivoco, e la si spaccia come il modo per portare via camion dalle autostrade. In questo era specializzato in particolare l'ex assessore Sonego, che faceva proprio uno slogan ripetuto fino alla nausea in tutti i convegni, in tutte le riunioni che faceva, ma lo dicono anche altri dopo di lui. Si sta raccontando una balla, perché appunto l'esempio degli altri paesi dimostra che questo non avviene affatto. Se si facessero soltanto linee TAV in Italia, bene che andasse, ci viaggerebbe qualche treno passeggero, ma le merci continuerebbero ad andare, come continuano già adesso ad andare, su gomma prevalentemente, e poi magari ne parliamo sul perché vanno sempre più su gomma in Italia, per la politica ferroviaria dei gestori delle linee attuali. Passiamo all'esame del progetto che è previsto per il Friuli Venezia Giulia. Cosa prevede esattamente? Una linea, come dicevo prima, analoga a quelle che sono state in parte costruite anche in altre parti d'Italia. C'è una linea progettata principalmente sulle caratteristiche necessarie per i treni ad alta velocità. Si tratta di circa 140-150 km tra Mestre e Trieste, con un tracciato abbastanza assurdo, perché nel caso Veneto, per sostanzialmente una imposizione della regione Veneto, il tracciato è abbastanza tortuoso, anche secondo le tortuosità ampia ad ampio raggio, perché si è voluto, per imposizione politica della regione Veneto, avvicinarlo il più possibile alla linea di costa, allontanandolo dall'autostrada, mentre appena si arriva sul confine del Friuli, insomma sul tagliamento, la linea, secondo il progetto presentato, si affiancherebbe sostanzialmente all'autostrada, salvo poi però discostarsi nel tratto tra Ronchi e Trieste sostanzialmente, dove invece sono previsti dei lunghi tratti in galleria. Tratti in galleria di sostanzialmente 24 km, 14 dei quali sotto il Carso. Carso che, come credo sia abbastanza noto, è dal punto di vista geologico problematico. Ci sono le grotte e non si sa nemmeno dove sono, perché in gran parte il sottosuolo carsico non è ancora esplorato e conosciuto. Il progetto su questo è abbastanza sommario, però fa un calcolo che dà un'idea degli impatti anche ambientali, di quanta roccia bisognerebbe scavare per fare questi 24 km di galleria. Sarà una galleria tra l'altro a doppia canna, come si dice, con un binario in andata e un altro in ritorno, e sono quasi 9 milioni di metri cubi di roccia che dovrebbero essere scavati, ovviamente estratti, caricati su camion e portati da qualche altra parte. Anche su questo il progetto è alquanto lacunoso, perché il destino di questi milioni di metri cubi non viene sempre definito, quando è indicato in maniera sommaria. Quello che è significativo è che il progetto dà per scontato che questi 9 milioni circa di metri cubi di roccia viaggeranno tutti su gomma, quindi ci saranno, abbiamo calcolato, quasi 900.000 viaggi andata e ritorno di camion su e giù per le strade, soprattutto della provincia di Gorizia e di Trieste, no? Che trasporteranno questi materiali e che andranno vuoti all'andata, torneranno pieni al ritorno, eccetera. Con un impatto ambientale, si può immaginare, abbastanza rilevante, se non un altro livello di emissioni inquinanti di questi mezzi di trasporto. Questo per le caratteristiche, diciamo, fisiche, ecco. Dopo c'è una serie di altri elementi economici interessanti. Ha introdotto già il problema dei danni ambientali che questo tracciato causerà, sia nella fase di realizzazione che nella fase di utilizzo. Cosa puoi aggiungere appunto sul problema delle problematiche ambientali?
Una già accennata è quella del traffico di questi mezzi che trasporteranno i materiali di scavo. Poi naturalmente bisogna aggiungere a questi mezzi per il materiale di scavo i mezzi che dovranno portare i materiali da costruzione, perché una volta scavate le gallerie bisognerà anche costruirci l'armatura interna, portarci tutto il cemento, quindi per costruire le gallerie vere e proprie, mentre invece nel tratto in pianura bisognerà portare materiale da costruzione per costruire le linee su terrapieni sostanzialmente o su viadotti laddove bisogna attraversare corsi d'acqua. E quindi sono altre centinaia di migliaia di viaggi di camion che andranno su e giù. Dopodiché c'è, questo per noi che siamo un'associazione molto attenta alla tutela della biodiversità, c'è un problema rilevantissimo di impatto sugli ambienti naturali. Questa linea attraverserebbe, secondo quello che hanno, noi abbiamo degli esperti notevoli, di notevole competenza su queste materie che ci hanno aiutato a fare le osservazioni, verrebbero interessate in maniera diretta o indiretta 33 aree protette lungo tutto il percorso da Mestre fino a Trieste. Per aree protette si intendono i SIC, siti di importanza comunitaria, le ZPS, le zone di protezione speciale, che sono delle zone protette particolarmente interessanti dal punto di vista della tutela della avifauna. C'è anche qualche riserva naturale che verrebbe interessata direttamente o indirettamente. E su tutto ciò gli studi che avrebbero dovuto essere molto approfonditi per valutare effettivamente gli impatti, la possibilità di ridurli o di eliminarli e di evitarli, gli studi sono estremamente carenti, sono una delle cose più carenti di tutto il progetto, di tutte le enorme masse di elaborati che sono stati presentati per quest'opera. E infatti su questo le nostre osservazioni sono state molto dettagliate e pesanti, perché abbiamo visto che veramente siamo in presenza di un lavoro molto raffazzonato e assolutamente inadeguato anche rispetto alle normative che pure esistono da molti anni a livello europeo sugli studi in materia di impatto delle opere sulla biodiversità. Poi c'è il problema che soprattutto rilevante in fase di gestione dell'opera, ma anche in fase di cantiere in realtà, dei cosiddetti ricettori sensibili. Uno degli elaborati più interessanti degli studi presentati è quello che identifica gli edifici presenti nelle fasce intorno alla futura prevista linea ad alta velocità. Sostanzialmente in una fascia di 250 metri a cavallo della linea sono state censite una per una tutte le abitazioni o gli edifici dell'altro uso che sono presenti nei vari comuni, e si tratta di quasi 3.000 abitazioni che avrebbero tutte in fase di soprattutto in fase di funzionamento diciamo dell'opera delle conseguenze: le vibrazioni per quelle più vicine, il rumore anche per quelle anche più lontane, e comunque anche un impatto visivo alle volte rilevante, per il semplice motivo che ad alcune di queste abitazioni, tra l'abitazione stessa e la linea, verrebbe interposto per esempio un pannello antirumore. Sono previsti lunghi tratti di pannelli antirumore sia su un lato sia sull'altro della linea, e si parla di pannelli alti anche fino a più di 7 metri, quindi un impatto visivo rilevante che diminuisce sì il rumore rispetto alle abitazioni che stanno dall'altra parte, ma in compenso lo si paga questo beneficio, diciamo, no? Con un impatto visivo non certo positivo. Ce ne sarebbero anche altre, tante altre di carenze, elencarle tutte porterebbe via tanto di quel tempo che non riusciremo a finire la serata. Diciamo che per esempio un'opera di questo genere che attraversa decine di corsi d'acqua grandi e piccoli tra il Veneto e il Friuli non ha analizzato l'impatto dell'opera sui corsi d'acqua dal punto di vista delle direttive che pure esistono da molti anni, la direttiva acqua e alcune altre direttive successive. Dal 2000 almeno l'Unione Europea è molto attenta nella tutela dei corsi d'acqua,
e impone anche come dovrebbero essere valutati i progetti che possono interferire con questi corsi d'acqua e danneggiarli in termini di peggioramento della qualità dell'acqua stessa, depauperamento della risorsa idrica, distruzione di habitat naturali e quant'altro. Questo aspetto viene praticamente del tutto dimenticato da chi ha fatto gli studi di impatto e il progetto, quindi questo è un aspetto una delle maggiori carenze degli studi di impatto ambientale presentati in relazione a quest'opera. Ma a cosa e a chi potrà servire se si farà la TAV in Friuli Venezia Giulia Veneto? Come stiamo ripetendo da molti anni, soltanto a chi la costruirà, secondo noi. Perché non c'è... Uno va a cercarsi, quando vede un'opera di queste dimensioni, questo molle, va a cercarsi le giustificazioni che dovrebbero rendere... motivare insomma la necessità di realizzare questa cosa. La si cerca, abbiamo sfogliato migliaia di pagine cercando una giustificazione vera alla effettiva necessità, indispensabilità di quest'opera, non l'abbiamo trovata. Viene semplicemente detto, insomma, è un'opera strategica per il futuro economico di queste terre, che sono un ponte naturale, no, verso tra l'est e l'ovest, tra il nord e il sud, sotto l'est e l'ovest soprattutto. Bisogna farla perché sì, perché è stato dichiarato che bisogna farla. Uno, cioè, in un paese civile come l'Italia forse non è più, prima di progettare opere di questa dimensione, che tra l'altro comportano anche la spesa di un bel po' di soldini, poi magari parliamo di soldi, ci dovrebbe essere almeno un piano di trasporti, documento tecnico con numeri che insomma giustifichi le scelte delle infrastrutture da realizzare o di quelle magari da modernizzare o anche al limite di qualcuna da dismettere perché non serve più. Infrastrutture ferroviarie, stradali, portuali, aeroporti, eccetera. Un piano organico che sulla base di ragionamenti, quindi di dati razionali, di previsioni, di stime di traffico, di previsioni economiche a lungo termine anche possibilmente, no? Riesca a giustificare, a far capire cosa serve. In Italia un piano del genere non c'è, meglio ce n'è uno vecchio di più di 10 anni che non è mai stato più rinnovato, è ormai scaduto diciamo di validità, fatto anche in maniera, devo dire, abbastanza discutibile, e che non è stato sostituito da niente se non da una legge, la legge obiettivo, di cui penso qualcuno avrà sentito parlare, di 10 anni fa anche quella, la quale ha partorito come figlio di questa legge un documento che si chiama, come si chiama, che è sostanzialmente un elenco di opere. La legge obiettivo è la legge che è stata inventata nel 2001 per aprire, spianare la strada alla costruzione di infrastrutture senza avere il fastidio di dover giustificare la necessità di queste infrastrutture, prescindendo da piani. E quindi nel 2002, quando è uscito il decreto figlio di questa legge, ci si è trovati davanti a un elenco di opere. Nel nord-ovest bisogna fare determinate autostrade e TAV, tra cui ovviamente la TAV della Val di Susa, no? Quella tra Torino-Lione e così via. E dalle nostre parti la terza corsia dell'autostrada A4 e anche la TAV. E non solo, anche altre cose. Così, perché era stato deciso. Mancava la giustificazione razionale, la giustificazione anche tecnica, la quale che doveva essere contenuta appunto nel piano che non c'è. Il quale piano, secondo la direttiva europea, e questa è anche una cosa importante che in Italia si tende a dimenticare spesso, il quale piano, se fosse stato fatto, avrebbe dovuto necessariamente, come tutti i piani e i programmi, in base alla direttiva ancora del 2001, essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica. Questo è un argomento che probabilmente molti non conoscono, perché si fa di tutto per tenerlo nascosto. La valutazione ambientale strategica è una procedura partecipata, questo è fondamentale ricordarselo sempre, in base alla quale tutti i piani e tutti i programmi
che possono avere impatti sull'ambiente, quindi qui stiamo parlando di ferrovie, ma lo stesso discorso vale per le autostrade, per le infrastrutture energetiche, elettrodotti, centrali elettriche, vale per i piani regolatori. Tutti i piani che prevedono, che al loro interno contengono previsioni che possono avere impatti sull'ambiente, devono essere sottoposte a questa procedura, la quale sostanzialmente consiste nel mettere a confronto, sulla base di un'accurata analisi di questi impatti sull'ambiente, tutti quelli che hanno qualcosa da dire. Quindi gli enti preposti alla tutela dell'ambiente, dall'ARPA a la prossima soprintendenza sul paesaggio, al forestale per gli aspetti forestali quando ci sono, gli enti parco quando ci sono e così via. Ma anche ovviamente i cittadini. I cittadini devono poter avere a disposizione tutta la documentazione analitica riferita agli impatti del piano sull'ambiente e devono potersi esprimere e dire la loro, e le loro osservazioni, obiezioni e quant'altro devono essere tenute in considerazione da chi poi deciderà sull'attuazione, sull'approvazione del piano. E naturalmente, come sempre avviene nelle procedure quando vengono gestite bene, quello che viene detto nelle osservazioni dei cittadini, ma ovviamente anche degli enti che competenti in materia, insomma, che vengono interpellati, deve essere tenuto in considerazione nella fase approvativa del piano. Il piano ovviamente, in base a queste osservazioni e pareri, può anche essere modificato. Non solo, una volta approvato il piano lo si deve monitorare, cioè si deve controllare se le previsioni che stavano alla base del piano stesso sono state poi verificate nella realtà, se le scelte hanno portato veramente le conseguenze che si prevedevano o magari invece si sono rivelate sbagliate, le previsioni si sono rivelate magari sovradimensionate o sottodimensionate o sono emersi impatti non previsti. E questo monitoraggio deve poter portare, anche se necessario, a modifiche del piano per correggere gli errori che magari sono emersi nella fase del monitoraggio. Solo dopo che il piano è approvato con questa procedura, ripeto, partecipata, molto complessa anche, ma indispensabile, fondamentale e imposta dalla direttiva europea, dopo che il piano è approvato, in un paese civile si parte con i progetti, non prima. Prima si fa il piano, in questo modo, e dopo si fanno i progetti. Qui da noi invece evidentemente le cose vanno diversamente. Come dicevo prima, qui con la legge obiettivo del 2001 si è deciso un elenco di opere. Sono partiti subito i progetti, non tutti, ma una buona parte sono partiti subito, poi altri sono subentrati, alcuni progetti sono stati ritirati, insomma, si è partiti con la fase progettuale alla grande, dimenticandosi di fare il piano. E questo non è accettabile. È uno stravolgimento della logica, è uno stravolgimento anche un annichilimento, direi, degli elementari strumenti di partecipazione democratica. Su questo ci siamo battuti, non solo noi, tanti altri, da anni, e lo continuiamo a fare, e speriamo di riuscire ad avere ascolto da dove dovremmo averlo, cioè nelle istituzioni elettive, Parlamento, Governo, Regione, Comuni, senza per ora grandissimi risultati, ma noi non ci diamo per vinti. Quindi adesso mi resta una frase, curiosità. Chi sono i proponenti del progetto e soprattutto sono credibili questi proponenti? I proponenti sono quello che ha presentato materialmente il progetto, perché lo ha redatto, e Italfer, che è una società di consulenza di ingegneria sostanzialmente di RFI, che sarebbe Rete Ferroviaria Italiana, che è quella che gestisce la rete delle ferrovie, insomma. E fanno parte entrambe della grande famiglia delle ferrovie, no? Ferrovie FS SPA si chiama adesso, Ferrovie dello Stato una volta, che è una società pubblica, cioè di proprietà pubblica, ma gestita come una società privata, giuridicamente. E no, che non sono credibili, e lo dicono loro stessi. La cosa ridicola è che basta leggersi quello che dicono, quello che scrivono per capire che questa operazione non sta in piedi dal punto di vista logico, sta in piedi solo dal punto di vista della tutela di determinati interessi. Se vi guardate l'articolo che c'è su quel
giornale L'Inps, se l'avete già visto, c'è un articolo che parla proprio di questo. Perché è successo questo, insomma, dopo che è stato presentato il progetto, un mese fa circa, l'amministratore delegato di FS, l'ingegner Moretti, che penso parecchi conosceranno a meno di nome, ha rilasciato un'intervista al direttore del Piccolo, un giornale di Trieste. Intervista apparsa con grande evidenza alla fine del mese di aprile, e qui diceva sostanzialmente, beh, la TAV, la domanda era, ma sta TAV si farà, non si farà, arriva fino a Trieste? Ah no, la TAV non ha senso farla arrivare fino a Trieste, basta che arrivi fino a Mestre, perché la TAV, spiegava Moretti, e lui lo sa benissimo visto che è un ingegnere ferroviario, la TAV, essendo una linea pensata soprattutto per i passeggeri, ha senso che colleghi grandi bacini di traffico, grandi bacini di utenza, grandi città sostanzialmente, le quali devono essere anche ben distanziate l'una dall'altra, perché se no tanto il treno non riesce neanche a prendere abbastanza velocità per sfruttare le sue doti. E lui ha detto, beh, in Italia, nel nord Italia, a est di Milano, di poli di utenza, di grandi città, cosa abbiamo? Abbiamo soltanto la conurbazione, che ormai si è quasi unificata, tra Mestre e Padova, Venezia ovviamente, attaccata a Mestre, l'aeroporto di Tessera, punto. Tutto quello che c'è in mezzo, prima, sono città piccole, Brescia, Vicenza, Verona, che non giustificano una fermata di una linea ad alta velocità per i passeggeri. Ma anche quello che sta più a est di Venezia, non ha queste caratteristiche. Trieste è troppo piccola, 200.000 abitanti, Lubiana circa altrettanti, no? Quindi, l'ho detto molto chiaramente. Una cosa risaputa da tutti i tecnici ferroviari degni di questo nome. Si va a vedere le linee, infatti le linee TAV fatte in Francia e in Spagna, queste collegano grandi città, tra le quali in mezzo c'è quasi nulla dal punto di vista del traffico, non del paesaggio evidentemente. E le grandi linee ad alta velocità francesi e spagnole corrono non sempre ai 300-350 che vogliono farci credere, qualche volta sì e tante volte vanno molto più piano in realtà, ma comunque non fanno mai fermate intermedie se non tra le grandi città che sono lungo il percorso, in genere tra una fermata e l'altra passano 2, 3, 4, 500 km. Cosa che nel nord Italia appunto obbligherebbe a fare una linea tutta il più come è stato fatto già fino adesso tra Torino e Milano, Torino è la grossa città, Milano ovviamente ancora di più, e poi eventualmente, diceva Moretti, eventualmente se proprio la vogliamo fare fino a Padova Mestre, punto, basta. Non si giustifica una linea di questo impegno anche economico a est di Mestre. In questa maniera distrutto, con argomenti logici ma anche abbastanza noti già da tempo, il progetto che la sua stessa società aveva presentato pochi mesi prima. Se non che cosa è successo? Che il giorno dopo l'uscita di questa intervista, che ha suscitato un grande clamore nel mondo politico regionale, soprattutto qui in Friuli Venezia Giulia, e sono saltati su tutti quanti, no? Tanto eravamo in piena campagna elettorale per le amministrative, potete immaginare, no? Serracchiani, Tondo, Riccardi, i candidati sindaci di Trieste, tutti, no? Come no? Trieste non può rimanere fuori, il Friuli Venezia Giulia è il ponte naturale verso l'est, no? Abbiamo bisogno del treno per le merci, no? L'uomo ha fatto subito immediatamente marcia indietro, ha smentito di aver dato l'intervista, che invece il direttore del Piccolo ha confermato c'è stata, quindi va per una roba, no? E perché ha preso paura, insomma, dalle reazioni, no? Cioè, ha avuto uno scatto di sincerità, ha detto il vero per una volta, però poi se ne è subito pentito perché ha visto che non era aria, insomma. Comunque è chiaro che, insomma, lui le cose le sa, e sa che appunto una linea, quando si parla di linea TAV si parla di alta velocità passeggeri, punto. No? Per le merci, tra l'altro, un'altra cosa interessante che ha detto il Moretti e che i politici che sono intervenuti hanno fatto finta di non aver sentito, di non aver letto, è, beh, se parliamo di merci, dice lui,
la grossa domanda di traffico merci c'è nella direttrice nord-sud, dove abbiamo già la Pontebana, la quale Pontebana potrebbe fare 300 treni al giorno, ne fa 30, l'ha detto quasi vergognandosene un po', e fa bene a vergognarsene, perché è veramente uno scandalo che una linea come quella, moderna, con grande capacità di trasporto, costata un bel parco di soldi, funzioni a un decimo addirittura della sua capacità. Però insomma, ha detto una cosa molto importante: il traffico merci, quello che precisamente che riguarda i nostri porti, Trieste, Monfalcone, anche San Giorgio, non è in direzione est-ovest, è in direzione nord-sud. No? E la domanda effettivamente sta crescendo, i dati di domanda di trasporto merci stanno crescendo in quella direttrice lì, verso paesi del centro-nord Europa e viceversa. E quindi casomai la rete ferroviaria italiana farebbe bene a investire su quella direttrice, per esempio sul corridoio Baltico-Adriatico, di cui ogni tanto si parla anche sui giornali, no? Anche però non si capisce mai bene se ha prospettive di andare avanti o non andare avanti, e che peraltro però esiste già. C'è un altro, nella parte italiana esiste la Pontebana, come dicevamo, costruita e perfettamente adeguata. Mancano semmai dei piccoli tratti, un po' a nord in Austria c'è qualche tratto che deve essere completato, un po' a sud di Udine soprattutto. Però appunto Moretti ha detto chiaramente, insomma, quali sarebbero in realtà le vere opere infrastrutturali, o comunque le vere scelte da fare, se proprio si vuole parlare di nuove infrastrutture in Friuli, Venezia e Giulia. E gli sono saltati addosso a tutti, perché ha detto la verità, non bisogna dire la verità su queste cose. Poi la cosa più divertente ancora è che qualche giorno dopo, siccome era in campagna elettorale, è arrivato qua Castelli, che sarebbe il vice ministro delle infrastrutture, il quale è di fronte, appunto, visto il polverone suscitato pochi giorni prima, no, da Moretti, il giornalista che ha intervistato Storto Castelli, che era a Trieste di passaggio per fare un comizio, gli ha detto: come è sta storia della TAV, ma ora ci sarà, se non ci sarà sta TAV? Assolutamente sì, la TAV deve assolutamente arrivare fino a Trieste, abbiamo assolutamente necessità che arrivi fino a Trieste, perché Trieste deve essere collegata con treni a 300 km all'ora, quindi treni passeggeri. Questo povero giornalista non capiva bene, no, ma come? Ci raccontano da sempre tutti i politici, soprattutto i politici qui della nostra regione, che la TAV è fondamentale per le merci, perché bisogna appunto collegarsi col corridoio 5, bisogna dare respiro, no, ai progetti di sviluppo dei nostri porti, no, che devono aumentare il numero dei container, cioè, e questo ci viene a dire che invece bisogna fare 300 km all'ora per portare i passeggeri a Trieste. E le merci? E no, per le merci, fa Castelli, no, per le merci dovremo pensare, faremo le nostre valutazioni, ma insomma probabilmente non, no, fatto vedere insomma che non è tanto importante per me. Evidentemente l'uomo non sapeva di cosa parla, cioè non capisce probabilmente nulla di trasporto ferroviario, purtroppo è vice ministro delle infrastrutture, e quindi probabilmente decide lui più di quanto non decida Moretti, di quanto decidono altri tecnici che queste cose invece capiscono. Questo per dire che abbiamo un quadro di amministratori, di politici, di decisori, deprimente dal punto di vista proprio del minimo di conoscenze tecniche, no? E della conoscenza dei numeri, insomma. Cioè, credo che qualunque comitato locale, qualunque associazione ambientalista, qualunque gruppo di cittadini un pochettino informati che vogliono approfondire l'argomento, non ci mette molto a dotarsi di tutte le informazioni, i dati, i ragionamenti e così via, in grado di smontare le strategie di questi personaggi e di capirne molto più di loro. Peccato che appunto chi decide poi alla fine sono questi qua. Ecco, vorrei arrivare fra un po' a vedere se ci sono alternative a questa modalità di trasporto alta velocità, alta capacità, e volevo arrivare però prima alla spiegazione di come funziona in Italia il trasporto merci sul ferro, se ci puoi dare un'introduzione. Nelle nostre osservazioni abbiamo ripreso tale quale un bellissimo articolo che è uscito poco tempo fa su un sito internet intelligente che si chiama La Voce Info, vi consiglio di segnarvi e di leggerlo ogni tanto perché ci sono cose molto interessanti, è un sito specialmente di argomenti economici, ma poi parla anche di tante altre cose.
E lì uno dei maggiori esperti italiani di trasporti ferroviari, che si chiama Ivan Beltramba, ha scritto un bellissimo articolo in cui descrive la scientifica demolizione del trasporto merci in atto già da diversi anni in Italia. Perché, insomma, dice, sostanzialmente ci sono delle scelte, anche recentissime alcune, altre di antica data, che vanno nell'unica direzione di rendere impossibile, o per dire, sì, impossibile sostanzialmente, l'ingresso a altri gestori sulla rete ferroviaria italiana, gestori di trasporto merci sulla rete ferroviaria, e fanno praticamente di tutto per scoraggiare chiunque voglia investire nel trasporto merci sulla rete ferroviaria del nostro paese, e anche per scoraggiare chi, imprenditore, voglia utilizzare la ferrovia per le proprie merci. Faccio qualche esempio, insomma, poi chi vuole troverà le nostre osservazioni, c'è l'elenco, c'è l'articolo integrale riportato nelle nostre osservazioni, si trova nel nostro sito anche. E, per dire, un'azienda di trasporto ferroviario che voglia gestire i propri treni merci in Italia deve far abilitare un macchinista. Negli altri paesi il macchinista deve essere, qui deve avere una patente sostanzialmente per guidare il treno. Negli altri paesi, in Germania faceva l'esempio lui, in 12 settimane, cioè il tempo equivalente per fare una patente di un tir, insomma, no, eccetera, e questo avviene. Quindi un'impresa privata che vuole mettersi in concorrenza con le Deutsche Bundesbahn, eccetera, e avere i propri macchinisti, i propri treni, eccetera, in 12 settimane qualifica il proprio macchinista. In Italia ci vuole un anno, per motivi imprecisati di sicurezza. Non solo, ma il macchinista viene poi, non solo ha la patente, ma anche un certificato di sicurezza che gli consente di operare, ma mica di operare su tutta la rete, no, soltanto su quella linea e tra quel nodo e quel nodo, so, tra San Giorgio e Udine, tra Trieste e Udine, o tra Venezia e Padova, insomma, no? E basta. Una patente limitata geograficamente. Negli altri paesi, specialmente in Germania, dove il sistema è più efficiente, una volta che uno ha il certificato di sicurezza ce l'ha e viaggia su tutta la rete tedesca. Una delle conseguenze di questa e di altre difficoltà, frapposte proprio da RFI, principalmente, col sostegno del governo però che fa le leggi su misura per RFI, è che il traffico merci negli altri paesi, il traffico merci su ferro negli altri paesi, cresce, non in tutti, ma in paesi efficienti come la Germania, l'Austria, la Svizzera, eccetera, cresce. E con percentuali che, insomma, vanno anche a due cifre, 10, 15, 20% qualche volta. In Italia cala, in Italia scende. Se uno è un imprenditore e ha una fabbrica vicino a una linea ferroviaria e vuole farsi per esempio un raccordo per portare i suoi vagoni, no, sulla linea, e quindi poi farli entrare in qualche treno, insomma, che li porti a destinazione, deve in Italia deve pagarsi tutte le modifiche, non solo il raccordo, ma anche tutte le modifiche necessarie, scambi, la segnaletica necessarie per fare funzionare il raccordo. E, però, se invece è troppo lontano dalla stazione, allora l'esperienza dimostra che sostanzialmente gli viene scoraggiato a farsi il raccordo. Se è troppo lontano, a giudizio insindacabile di RFI, dalla stazione, l'imprenditore non può farsi raccordo. L'esperienza dimostra questo. In Germania, ma non solo lì, il governo dà un contributo del 50% a fondo perduto agli imprenditori che vogliono farsi i raccordi, e funziona. Anche a quelli che vogliono riattivare magari i raccordi che RFI ha lasciato in abbandono, che sono dismessi da molti anni, ce ne sono anche qui in regione. So,
un altro esempio, se ne potrebbe citare tanti, ma insomma le ferrovie italiane hanno sostanzialmente impedito, cioè rendono impossibile il trasporto merci da una fabbrica, da un'impresa, da un'azienda per un vagone solo, è troppo poco. O uno fa un treno, riesce a riempire un treno, o se no le ferrovie, Trenitalia Cargo, che è la società trasporti insomma delle ferrovie, non lo prende neanche in considerazione, non si spreca per un vagoncino solo. Negli Stati Uniti, che è un paese dove le ferrovie sono private e sono in mano a società che sono sul mercato, società per azioni, non solo corrono dietro a chi ha anche un vagone solo da riempire, ma addirittura stanno organizzandosi per quelli che ne riempiono un quarto, mezzo, no? Li fanno pagare evidentemente, guadagnano anche molto bene da questo, alla fine conviene molto di più perché si fanno pagare belle tariffe, conviene molto di più lavorare per vagoni singoli, perché ci sia un'organizzazione adeguata naturalmente, che non con treni completi, che magari molte aziende, pensiamo all'Italia dove c'è una frammentazione, no? Una polverizzazione di piccole e medie imprese principalmente, no? Siamo famosi nel mondo per essere un paese in cui ci sono poche grandi aziende e molte piccole e medie aziende, è chiaro che piccole e medie aziende difficilmente riescono a fare un treno, tutto il più ne fanno un vagone, qualche volta anche meno. Negli Stati Uniti corrono dietro a questo e hanno ottimi risultati. Da noi si fa di tutto per scoraggiare chi non è abbastanza grande. E così via. Un altro esempio interessante, a proposito di alta velocità, e lo porta sempre questo articolo, dove raccontano che negli Stati Uniti, sempre lì, negli anni 80, quindi 30 anni fa, hanno notato che c'è una crisi del trasporto merci su ferrovia, c'erano pochi treni, sempre meno, insomma c'erano sempre più camion, insomma. Allora, siccome le società lì sono private, la principale di queste, che si chiama Union Pacific, una grande società quotata in borsa, quindi sta sul mercato, insomma, non si regge da sola, non ha bisogno di sovvenzioni dello Stato né niente, ha detto, beh, come facciamo per contrastare questo declino del traffico merci? E c'erano due ipotesi, una è quella diciamo dell'alta capacità all'italiana, alziamo la velocità, facciamo correre di più i treni, no? Rispetto ai 60 miglia che facciamo adesso, faremo 100 miglia, 160 km all'ora con treni modernissimi, locomotori potenti e quant'altro, e così forse diventeremo più attraenti, no? Per il mercato dei trasportatori, di portare merci. L'altra ipotesi era quella invece no. Alziamo semplicemente la bassa velocità che attualmente si verifica, insomma, soprattutto negli scali merci, nelle stazioni e così via, alziamola, rendiamo più efficiente il passaggio nelle stazioni, negli scali e vediamo cosa succede. Fatto un po' di conti, hanno scoperto che far correre i treni merci a 160 all'ora, quindi costruendo linee nuove con nuovi locomotori eccetera, costava 10 volte di più rispetto all'altra soluzione, quella di alzare la velocità negli snodi, diciamo così. E che alla fine, facendo un conto sull'efficienza complessiva del sistema, il gioco non valeva la candela. E quindi hanno fatto la scelta dell'alzare la bassa velocità, alzare un po' la bassa velocità rendendo più efficiente e un po' riducendo le perdite di tempo, diciamo, negli snodi, nei passaggi brevi e così via. La conseguenza è che la Union Pacific è esplosa dal punto di vista del mercato, ha assorbito molte altre società ferroviarie negli Stati Uniti e adesso va alla grande sul mercato del trasporto merci. E quindi la crisi che c'era nei primi anni 80 adesso non c'è più negli Stati Uniti, grazie a questa scelta di buon senso alla fine. E siamo un'altra domanda, perché a questo punto abbiamo le strade intasate, macchine, ma soprattutto camion, file di camion interminabili uno dietro l'altro, e quindi si sta pensando a fare la terza corsia, ma non è detto che sia poi la quarta.
si pensa di costruire nuove autostrade, una dovrebbe passare fra Cimpello e Gemona, come abbiamo detto, un'altra dovrebbe attraversare la Carnia, Carnia Cadore, e quindi con un problema ancora più grande che dobbiamo risolvere. Quindi vediamo, c'è qualche alternativa per trasportare le merci oltre che ridurle in partenza, eliminare l'acqua minerale che va da una parte all'altra dell'Italia, o per analogia tante altre merci del genere? Risolto quello, cosa possiamo fare per migliorare i trasporti, soprattutto su ferrovia? Ma tu hai fatto l'accenno all'acqua minerale che viaggia e che potrebbe tranquillamente non essere nemmeno consumata. A livello regionale, così andiamo. Allora, è chiaro che dal punto di vista strategico, quello per il quale peraltro non solo il WWF, ma penso tanti altri ormai si stanno battendo, una prospettiva non certo a breve termine, però bisogna cominciare, e bisogna cominciare subito, è quella di mettere in crisi il paradigma della crescita. Cioè, qui se guardiamo i progetti, le presentazioni, le giustificazioni politico-giornalistiche dei progetti, vediamo che alla fine tutto ruota intorno al fatto che si dà per scontato che per avere benessere, per avere una qualità della vita migliore, tutto, bisogna che il PIL cresca, che cresca possibilmente in maniera indefinita sempre. Se soltanto per un mese o per un anno il PIL mostra un leggero segno di meno anziché più, pare che sia la crisi mondiale, pare che siamo tutti destinati alla miseria, alla morte per fame o qualcosa del genere. Cioè, questo, per carità, non è una battaglia di breve termine, non è non è facile scalzare questo mito della crescita indefinita del PIL, quindi dell'economia, quindi dei consumi e quindi dei trasporti, dei consumi, perché è stata instillata per generazioni agli economisti, poi dagli economisti ai politici, e poi entrata nell'opinione comune della gente. Però questa è la strada giusta, mettere in crisi il paradigma della crescita. Alcuni di voi penso conosceranno Serge Latouche, ma non c'è soltanto lui. Lui è stato un po' il profeta, l'iniziatore, insomma, del movimento mondiale ormai della decrescita. Quella è la strada per risolvere, ripeto, non a breve termine, ma bisogna cominciare subito, perché sennò chissà quando ci arriveremo, per risolvere la gran parte dei problemi, non solo ambientali, ma anche sociali che abbiamo davanti. Detto questo, che però poi deve avere delle conseguenze anche pratiche, non è soltanto uno slogan, non deve essere soltanto una riflessione filosofica, il progetto della TAV, così come è stato presentato, ho cercato di descrivere prima, non sta in piedi dal punto di vista proprio delle giustificazioni, non sta in piedi anche perché è stato presentato come prendere o lasciare, no? Migliaia di pagine, diviso tra l'altro in quattro pezzi, poi magari ne parliamo se c'è tempo, un'altra enorme fesseria. Prendo e lasciare, insomma, è fondamentale, è stato detto, no? In maniera molto dogmatica per il futuro, bisogna farlo, non si discute, insomma. O se no, se proprio non lo si vuole fare, si mette nelle condizioni di essere un paese arretrato, di non avere più collegamenti. Peccato che le direttive europee, per esempio sulla valutazione di impatto ambientale, dicano che un progetto deve essere non soltanto presentato con un esso studio di impatto ambientale messo a disposizione di tutti, tutti devono fare le loro osservazioni, i comuni, i cittadini, le altre istituzioni eccetera, ma deve essere anche messo a confronto il progetto con le alternative al progetto stesso. Lo studio di impatto ambientale non può essere semplicemente, io ti presento la mia Trieste-Venezia, Venezia-Trieste, questo è il tracciato, questi sono i numeri, questi sono i calcoli, dimmi se va bene, se non va bene, no? Dovresti, cosa che in Italia tante volte non si fa, non solo in questo caso, dovresti anche tu che proponi l'opera dirmi perché hai scelto quel tracciato e non altri, perché vuoi fare un'opera di questo tipo e non magari altri tipi di opere, altri tipi di interventi, come sei arrivato a scegliere le tue alternative, l'alternativa rispetto alle altre possibili alternative, perché alternative in realtà ci sono sempre, per qualsiasi tipo di opera di infrastruttura energetica, trasportistica o di altro genere. Solo che, appunto, in qualche caso le alternative vengono dimenticate. In questo caso sono state completamente dimenticate, tranne un'eccezione. Per un pezzo del tracciato è stata così
illustrata come alternativa possibile, si tratta solo del tratto tra Ronchi e Trieste però, un altro progetto che non è un'alternativa però, era semplicemente un vecchio progetto di 7-8 anni fa che era stato presentato a suo tempo, ha avuto anche lì tutta la procedura di via, tutte le varie fasi, consultazioni e così via, dopodiché era stato talmente in modo pesante bocciato a livello ministeriale da alcuni ministeri competenti che era stato ritirato, messo nel cassetto e proprio buttato via sostanzialmente. Adesso viene ripescato, tirato fuori dal cassetto dopo 6 anni e si dice beh, questa potrebbe essere l'alternativa, ma vedete, in confronto a questa alternativa, che però non esiste, il nostro è migliore, no? Ha un impatto minore, una presa per i fondelli, letteralmente una presa per i fondelli vergognosa anche. Però evidentemente Italfer è abituata, RFI è abituata a lavorare così, insomma. Si dimenticano l'alternativa. Allora, le alternative in realtà, come dicevo, ci sono tante possibili. Una, ma non è detto che sia l'unica, l'avevamo indicata anche noi del WWF già 3 anni fa, facendo fare a un esperto vero di trasporti uno studio sullo sviluppo della rete ferroviaria in Friuli Venezia Giulia, quindi non soltanto sulla TAV sì o no o un'alternativa al tracciato, ma uno studio organico su tutto il trasporto ferroviario, merci e passeggeri in tutto il Friuli Venezia Giulia, e ovviamente anche con un occhio a quello che sta di là e di qua del Friuli Venezia Giulia. Ed era emersa una cosa, anche lì se vogliamo, di buon senso. Fate un po' di conti, perché qui bisogna sempre ragionare anche sui numeri, veniva fuori che sostanzialmente già semplicemente lo sfruttamento a pieno della rete esistente consentiva, se fatto come Dio comanda, con qualche semplicemente ammodernamento della segnaletica, un po' più di efficienza nella gestione della rete, dei treni, delle locomotive e quant'altro, no? Un cadenzamento degli orari, cose banali, no? Tutto sommato, una sincronizzazione tra i servizi passeggeri su ferro e quelli su gomma delle varie linee di autobus e così via nelle città. Già così era possibile, è possibile se si vuole, basta volere, aumentare di una volta e mezza la capacità di trasporto merci, non è poco, di una volta e mezza la capacità di trasporto merci sia verso nord sia verso est, e avere contemporaneamente notevolissimi miglioramenti anche nell'efficienza e nella rapidità dei trasporti passeggeri. Dopodiché lo studio, come tutti gli studi seri dovrebbero fare quando si parla di ferrovie, ragionava per fasi e quindi diceva questo nella prima fase si potrebbe fare subito, la spesa evidentemente molto ridotta, tempi di realizzazione modesti, risultati però concreti, solidi, importanti e immediati. Dopodiché si vede come va, perché questo è il ragionamento che deve stare alla base di ogni programmazione. Qui torniamo al discorso di prima sul fatto che manca un piano. Un piano serio dovrebbe ragionare per fasi e dire, beh, sulla base delle effettive necessità, delle effettive risorse economiche disponibili, vediamo cosa, e dei vincoli territoriali che ci sono, vediamo cosa ha senso fare in base a quello che il mercato del trasporto ci richiede, in base all'andamento dell'economia, vediamo come vanno i porti, se i porti hanno veramente questa grande espansione fantascientifica, addirittura espansione del numero dei container trasportati, per esempio, che vengono ogni tanto citati sui giornali, o se invece no, vediamo se la crisi mondiale dell'economia prosegue o se invece si avrà una nuova fase di espansione come è successo negli anni precedenti, ma in base a questo si ragionerà su quello che si potrà fare nelle fasi successive. E allora, ripeto, questo studio dava delle indicazioni, anche ha fatto un ragionamento, ripeto, sulla rete esistente che già consente grossi margini di miglioramento, anche su quello che si potrebbe fare nelle fasi successive. Questo ragionamento, un'alternativa strategica, razionale, che abbiamo, ripeto, 3 anni fa ormai commissionato e divulgato a tutti, poteva essere la base di un interessante confronto e dialogo con tutte le istituzioni
che hanno qualche potere decisionale in materia, l'abbiamo mandato a tutti, comuni, regione, governo, RFI, tutti. Evidentemente non l'hanno letto, o se hanno letto non l'hanno capito, perché se no le dichiarazioni indignate dopo le dichiarazioni di Moretti che dicevo prima non avrebbero sognato di farle. Bastava leggersi quello studio lì, che poi è una delle possibili alternative, magari poi ragionando da un altro punto di vista si poteva arrivare a trovarne delle altre o correggere le previsioni di quello studio, ma insomma bisognava mettersi a ragionare razionalmente sui numeri, sui dati, in un confronto anche tecnico di un certo livello, cosa di cui evidentemente i nostri decisori qui, almeno a livello italiano, non sono in grado di fare. Io passerei alle domande o agli interventi, terrei non più di 5 minuti se qualcuno vuole fare un intervento oltre le domande, magari al microfono, che così riusciamo anche a filmare. Soldi, tu chiedevi le alternative e i soldi. Giustamente, io non l'ho detto prima perché sono dimenticato, insomma, ma una delle cose gravi di questo progetto è che ha delle lacune molto gravi, l'ho detto prima, sotto gli aspetti ambientali, ma manca completamente di analisi e di dati, del minimo dato anche, sugli aspetti economici. Allora, un'opera di queste dimensioni chiaramente ha dei costi rilevanti. Uno si va a cercare e non trova nessun dato, migliaia e migliaia di pagine, niente, no? Poi un po' di esperienze l'abbiamo e sappiamo che in base alle leggi italiane questi progetti devono essere accompagnati da almeno due elaborati specifici in materia, uno si chiama analisi costi-benefici, l'altro si chiama piano economico-finanziario, sono previsti per legge. E quindi la prima cosa da fare avrebbe dovuto essere, anche da parte del Ministero dell'Ambiente per la verità, perché la procedura di valutazione di impatto ambientale è responsabilità del Ministero dell'Ambiente, e al Ministero che RFI e Talfera hanno presentato un malloppone delle migliaia di pagine, e la prima cosa che avrebbe dovuto fare al Ministero è pulciare e dire: c'è l'analisi costi e benefici, c'è lo studio del economico finanziario, no, non c'è, fatelo. Invece no, non c'erano, non glieli hanno fatti fare, non ci sono. A tutt'oggi sono passati ormai 6 mesi quasi da quando hanno presentato gli studi, non c'è una dichiarazione ufficiale su quanto potrebbe costare quest'opera e se alla fine il gioco vale la candela, perché analisi costi e benefici non vuol dire semplicemente l'opera costa tot miliardi di euro, e anche a fronte di questa spesa di tot miliardi di euro avremo questi benefici, tanti camion in meno, tanto PIL in più nell'economia, no? Che ne so, tanti posti di lavoro, non c'è nulla di tutto ciò. Noi cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto andare a spulciare altre fonti di informazione e fare delle stime. Esistono per la verità dei dati vecchi però, del 2006, del Ministero delle Infrastrutture, quando c'era ancora Di Pietro lì al Ministro. Piccolo dettaglio, Di Pietrista è un infrastrutturale pazzesco, è peggio di Matteoli. Quando c'era lui al Ministero, cioè, legge obiettivo andava avanti alla grande, insomma. Boh. A parte ciò, speriamo che ci abbia ripensato, ma non ci credo. Lì delle stime sono state fatte sulla base non di progetti che allora ancora non esistevano, ma sulla base di studi preliminari che nessuno ha mai visto, ma che evidentemente erano stati fatti, e se no i numeri non venivano fuori. E è venuto fuori che, secondo quei dati, ripeto, 2006, il tratto Venezia-Trieste sarebbe costato all'incirca 6 miliardi e 3, 2, 6 miliardi e 3. Facciamo il conto del tempo che è passato, del probabile incremento che c'è, se non altro per l'inflazione, da allora possiamo stimare che il costo dell'opera, molto a spanne evidentemente, ma insomma abbastanza verosimile, sarebbe di 7 miliardi di euro. Piccolo dettaglio, quello studio, quelle cifre che Di Pietro aveva messo nel sito del Ministero nel 2006, dicevano, l'opera costerebbe tanto, le risorse disponibili per realizzare l'opera sono praticamente zero, c'erano allora disponibili poche decine di milioni per i progetti,
E in effetti dopo i progetti sono stati fatti con quelle decine di milioni, alcuni di quei decine di milioni venivano da contributi europei. Ma i miliardi necessari per realizzare l'opera non c'erano allora e non ci sono neanche adesso. Ma chi deve pagare queste spese per la realizzazione della TAV? Chi deve pagare le spese? Chi pagherà la TAV? Quelle che sono state realizzate fino adesso di TAV le ha pagate tutte Pantalone. Cioè, sono soldi pubblici. Soldi pubblici. Sì, qualcosa, molto poco. In realtà l'Unione Europea finora ha sganciato qualcosa soltanto per le progettazioni, anche perché i pezzi di TAV realizzati finora in Italia sono pezzi interni al nostro paese, sono tratte, non so, la Torino-Novara, no? La Milano, adesso Milano sta andando verso est, ma poi c'è la Roma-Napoli, no? Cioè, su quelle l'Unione Europea non ha messo un centesimo. L'Unione Europea finanzia soprattutto, anche perché l'Unione Europea non è una vacca da mungere senza fine, insomma, cioè ha risorse limitate. L'Unione Europea ha finanziato soprattutto le tratte internazionali, cominciando con le progettazioni delle tratte internazionali, no? Quindi nel nostro caso soprattutto le tratte che si avvicinano al confine con la Slovenia o nel caso della Torino-Lione quella a cavallo tra Francia e Italia, ma si parla comunque di decine di milioni a fronte di miliardi o decine di miliardi. Ricordo che la Torino-Lione sia arrivata adesso a 14 miliardi o qualcosa del genere. Sì. Un'altra cosa interessante da notare, su cui qui evidentemente Italferri, il governo glissano alla grande, e che se uno va a fare il confronto tra quanto costano da noi in Italia le linee TAV e quanto sono costate o stanno costando in altri paesi che le hanno fatte, si vede chissà perché da noi costano 4 volte di più in media, cioè il chilometro di TAV in Italia costa da 3 a 4 volte di più che in Spagna e in Francia. Una spiegazione chiara del perché di questa differenza non c'è. L'unica spiegazione che viene in mente è che noi abbiamo scelto un sistema perverso di aggiudicazione dei lavori per queste opere, quello del sistema di cosiddetti general contractor, che fa sì che alla fine non ci sia più controllo non c'è più concorrenza neanche sulla realizzazione dell'opera. Per cui alla fine si ingrassano, alla grande sono ingrassate, le imprese di costruzione che hanno realizzato i pezzi di TAV, che stanno realizzando i pezzi di TAV in Italia. Ma gli unici a guadagnarci sono stati loro. Giancarlo, prima se puoi dire il microfono. Salve, io sono un no TAV della Bassa Friulana. Sì. Allora, Predonzani ha parlato delle cose che non ci sono nel progetto. Io invece voglio parlare di un piccolo particolare, no? Un passaggio, vi leggerò solo un passaggio perché diciamo è giusto secondo me diciamo leggerlo integrale, mi porta via qualche minuto per dire come hanno portato avanti questo progetto. Qui quello che leggo è in una relazione dello studio di impatto ambientale sulla Ronchi Trieste. Dice: le maggiori criticità ambientali dell'opera derivano indubbiamente dalla realizzazione delle gallerie profonde nelle formazioni carsiche. Il tracciato prescelto non fornisce garanzie sia sulla fattibilità della costruzione sia l'indeterminazione dell'onere economico che ne deriva. Cioè vuol dire non sanno cosa troveranno e non sanno quanto costerà a fare queste gallerie. Si evidenzia in particolare che per quanto riguarda le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, in tali formazioni i dati e le conoscenze risultano carenti e frammentari a causa della complessità del sistema fisico dei fenomeni che in essi si svolgono. Dal punto di vista quantitativo, i possibili impatti nel sistema carsico potrebbero portare a una modifica della circolazione idrica sotterranea con ripercussioni sul regime delle sorgenti, delle falde acquifere e dei corpi idrici superficiali. Benché il tracciato si svolga quasi interamente al di sopra del livello piezometrico, non si può escludere la possibilità che lo scavo intercetti piccoli laghi, falde
determinando alterazioni dell'equilibrio idrogeologico naturale. Questo è scritto nella relazione. Questa è la serietà di come hanno portato avanti il progetto. Ultima considerazione sulla tratta friulana, cioè quindi da Portogruaro a Ronchi dei Legionari, anzi prima un piccolissimo dettaglio, come movimentazione in questi 120 km circa dall'aeroporto di Venezia a Trieste verranno movimentati 16 milioni di metri cubi di terreno. Allora immaginate che la piramide di Cheope, no, ha come volume 2 milioni e mezzo di metri cubi, quindi immaginate quanta movimentazione dovranno fare. Nella bassa friulana saranno come cantierizzazione, l'impatto della cantierizzazione che avrà più di 1 milione di metri quadri, più di 100 ettari, e appunto uno dice 100 ettari, sono circa 128 campi di calcio. In questo dobbiamo considerare una pista per la costruzione di 6 metri che ovviamente affiancherà la costruenda linea ferroviaria. Per quanto riguarda il corridoio baltico, attualmente la linea ha un binario perché diciamo il corridoio baltico da Udine dovrebbe venire giù fino a Palmanova e intersecare il corridoio 5 all'altezza di Tor Viscosa circa. Attualmente passano 22 treni, questi sono dati diciamo che si trova sul progetto, potrebbero passare secondo una valutazione di un precedente studio 75 treni. Allora vogliono raddoppiare questa linea, passano 22, perché? Mica perché insomma non c'è traffico. Concludo dicendo che il bellissimo, no, scalo di Cervignano è una cattedrale nel deserto, e questo scalo che è stato, cioè c'è lo scalo, devono completare l'interporto, alla fine quest'area occuperà 1 milione di metri quadri, circa raddoppierà rispetto all'attuale. Per cosa? Per una cattedrale nel deserto. Nel 2003 c'erano gli articoli che dicevano che dovevano transitare 30 rola, cioè praticamente quei treni abbassati che portano i camion, no? 30 rola al giorno, 30, passa uno. E a proposito, e qui chiudo, a proposito di rola, l'ultimo rola, no? Questo treno che porta i camion da Gorizia a Brescia, che dove anche lì inaugurazione in pompa magna eccetera eccetera dall'est eccetera eccetera, dal 10 aprile del 2010 non funziona più. Quindi noi che siamo teste dure diciamo no, fate funzionare le linee attuali e sarete forse credibili. La fiducia, no, come diceva un famoso, è una cosa veramente seria, e bisogna conquistarsela, non con i mega progetti che hanno tempi di realizzazione notevoli e dopo, come ripeto, lo scalo di Cervignano è stato sorpassato e non è flessibile, tra l'altro, oltre ad essere costosissimo. Ci sono ancora domande? Sì, volevo chiedere, per quanto riguarda i tavoli di concertazione che devono essere, come diceva, forse obbligatori a richiesta della comunità economica europea, perché non c'è la partecipazione dei gruppi NOTAF piuttosto che di altre organizzazioni, o perché non vengono fatti dalla società che deve creare questa struttura? I tavoli di concertazione in sé non sono necessari, non sono prescritti. È prescritta la pubblicità degli studi. Se parliamo di valutazione di impatto ambientale, è prescritta la pubblicità degli studi, e questa è stata fatta molto male. Infatti nelle nostre osservazioni abbiamo picchiato duro anche su questo, abbiamo anche segnalato alla Commissione europea che secondo noi è stata sostanzialmente
violata anche una buona parte delle direttive sulle vie. Dopodiché le osservazioni dei cittadini, ma anche dei pareri di comuni e quant'altro, devono essere adeguatamente valutate, dice la direttiva sulla via, e devono trovare adeguata risposta nel corso della procedura di via, che è lunga, non è una cosa che si esaurisce in poche settimane. Basti dire che il precedente progetto, quello del 2003, che poi è stato ritirato nel 2005, appunto, aveva cominciato l'iter nella primavera del 2003 e è stato concluso, diciamo, senza aver concluso in realtà la via, è stato ritirato alla fine del 2005, sono passati 2 anni e mezzo. Prevedo che questo durerà altrettanto, se non di più, e forse farà la stessa fine. Detto, quello che è previsto è la evidenza pubblica di tutta la documentazione e la presa in considerazione di quello che viene fuori nella consultazione del pubblico. Dopodiché nulla impedisce, peraltro, ma non è prescritto dalla legge, che si facciano assemblee, dibattiti, anzi sarebbe auspicabile che si facessero. Dovrebbero farli principalmente i proponenti. Il problema è che RFI e Italfer sono società privatistiche ormai che non hanno nessuna voglia né capacità di gestire operazioni di questo genere. Allora dovrebbero essere altri enti, regioni, ma gli stessi comuni, a gestire, no, una adeguata coinvolgimento del pubblico, diciamo, almeno a livello informativo, perché non basta mettere gli studi a disposizione del pubblico come è stato fatto negli uffici regionali e dimenticarsi di metterli, per esempio, come invece si faceva altre volte, nei siti internet dove la gente si li poteva scaricare, no? Ecco, gli enti pubblici non l'hanno fatto, con qualche rara eccezione di qualche comune che ha organizzato qualche dibattito più o meno manipolato, ma le regioni, per esempio, sono completamente estraniate da prendere iniziative di questo genere. Questo è molto grave. Lo stesso Ministero dell'Ambiente avrebbe dovuto, come ha fatto in passato, organizzare delle assemblee pubbliche in cui illustrare, in cui anche confrontarsi con la gente anche in maniera vivace. Una volta lo faceva il Ministero, adesso non lo fa più. Ripeto, siamo in presenza di una gestione molto, molto degradata, molto illegale anche alla fine, nella sostanza, se non nella forma, di tutte le procedure di partecipazione e di analisi dei progetti in questo Paese. Questo non solo per la TAV, anche per altri progetti. E questo ci preoccupa parecchio, per questo abbiamo, fin da quando è partita questa operazione del progetto della Venezia-Trieste, abbiamo interessato sia il Ministero sia la Commissione Europea dicendo: guardate che qua si stanno facendo delle cose sporche, si stanno facendo delle operazioni, delle vere e proprie manipolazioni. Per esempio suddividendo il progetto in 4 pezzi, cosa che non ho detto prima, ma era peraltro venuta fuori più volte anche sui giornali. Il progetto della Venezia-Trieste non è mica un progetto unico, sono 4 tratte distinte, presentate in maniera indipendente l'una dall'altra, con 4 procedure di valutazione di impatto ambientale che vanno ognuna per conto suo, potrebbero avere esiti diversi, all'unico scopo di rendere più difficile la valutazione complessiva degli impatti dell'opera e di incentivare, soprattutto secondo noi, un atteggiamento da sindrome di NIMBY, no? Nei confronti da parte dei cittadini e da parte dei comuni, in modo tale che ogni comune, ogni gruppo di cittadini, eccetera, possibilmente si interessi solo della sua pettina e non rompa le scatole andando a interessarsi di quello che succede 20, 30, 50 km più a est o più a ovest. Noi non ci siamo stati a questo gioco e abbiamo fatto osservazioni globali, unitarie, su tutta l'opera, facendo finta che sia un unico studio. Abbiamo chiesto anche però che lo studio sia rifatto completamente, viste le gravi carenze, e sia ripresentato in tutt'uno, come un unico progetto da Venezia fino a Trieste. Su questo abbiamo chiesto anche l'appoggio dei comuni, senza avere per la verità grande riscontro finora. Un'ultima domanda: chi è che ha potere decisionale su quest'opera a livello di ente pubblico, a livello di regione piuttosto che di comune? I comuni e le regioni possono dare soltanto dei pareri, in base alla legge, perché tutto è retto da normative italiane sulla via, che sono, in questo caso, trattandosi opera legge obiettivo, particolari, diciamo così.
è grave che questa normativa, che risale ormai a diversi anni fa, nonostante ci siano stati dei cambi di governo, sia rimasta sempre invariata. Questo vi dà un'idea, no? Facevo prima un accenno di Pietro, ma potrei parlare anche di altri, insomma. E il potere decisionale alla fine ce l'ha il governo, il Ministero dell'Ambiente in primo luogo, ma non solo lui. Diciamo che la via viene conclusa sostanzialmente con un decreto congiunto del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dei Beni Culturali, visto che ci sono di mezzo anche aspetti paesaggistici. Però le esperienze di altri progetti in passato non ci fanno essere molto ottimisti, anche se è vero che nel 2003 il precedente progetto della Ronda di Trieste era stato ritirato proprio perché erano emersi dei pareri negativi, molto duri anche, sia da parte del Ministero dell'Ambiente sia del Ministero dei Beni Culturali, ma non si è arrivati a un decreto proprio di bocciatura del progetto, erano dei pareri che però hanno stati sufficienti a convincere la regione che all'epoca aveva finanziato il progetto a ritirarlo e metterlo nel cassetto. Quindi adesso, vista forse l'ora, ti chiedevo se in una battuta quasi ci dici che cosa dobbiamo fare come cittadini per contrastare quest'opera. Continuare a parlarne, continuare a stuzzicare specialmente i decisori politici sia a livello comunale ma anche a livello superiore, regionale in particolare, e perché no anche i parlamentari, se sono parlamentari di questa regione, a tenere in considerazione le critiche, ripeto, sono state presentate da tanti, no? Da noi, da altre associazioni, dai comitati come quello di Bagnari e così via, e insomma a comportarsi di conseguenza e a non essere schiavi, come purtroppo finora sono stati, degli slogan di RFI, degli slogan della Confindustria, degli slogan dei poteri forti che vogliono quest'opera, che ci vogliono guadagnare sopra. Ecco, questa è la cosa che preoccupa di più, il vedere appunto quando Moretti ci lascia scappare qualcosa di vero, tutti gli saltano addosso, dalla destra alla sinistra, centrodestra, centrosinistra, tutti in coro dicendo tutte le stesse cavolate. Questa è una cosa pericolosa, dimostra che non c'è dialettica su questo argomento, dimostra che non c'è capacità critica, non c'è volontà di andare ad analizzare i progetti, e questo i cittadini lo possono contrastare premendo con gli strumenti che hanno a disposizione, anche votando in un senso piuttosto che nell'altro, quando possono farlo. Allora grazie per questa tua presentazione, grazie a tutti che hanno seguito la conferenza. Questa è una delle battaglie di Dario, perché oltre a questa che segue in prima persona, segue anche il rigassificatore di Trieste, cioè sta contrastando questa, assieme a tante altre cose, gli elettrodotti della Carnia, eccetera. L'associazione sta seguendo tanti altri problemi della costa, dicevo prima la distruzione di Valle Grottari e Marano Lagunare, ci spostiamo a est, andiamo a Grado, dove è prevista una cementificazione che riguarderà tutto quello che è praticamente rimasto dal boom degli anni 60-70, più in là la costruzione di una darsena nella riserva naturale della foce dell'Isonzo, poi arriviamo alla baia di Sistiana e quindi potremmo andare a nord, ma allora non finiamo in orario la trasmissione raccontando di autostrade, superstrade, piste da sci dove non c'è la neve, eccetera. Quindi grazie, lasciate per cortesia il vostro nominativo se già non ricevete il notiziario del WWF, così vi teniamo in contatto e informati su quello che succede. Grazie, buonasera. Votate tutti il 12 e 13 di giugno, mi raccomando, e fate votare.